Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi con noi Nicola Veronese, geriatra presso la sezione di geriatria del Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Palermo. Il dottor Veronese è prima firma di un articolo pubblicato da poco su Nutrients che prende in esame la supplementazione di magnesio e la correlazione con alcuni parametri glucidici in pazienti diabetici o ad alto rischio di sviluppare la malattia. Dottor Veronese, buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a lei ovviamente, grazie veramente di cuore per questo invito. Allora, cominciamo dall'inquadrare il problema. Perché avete concentrato l'attenzione sul magnesio in questo ambito clinico? Assolutamente. Allora, il magnesio purtroppo possiamo definirlo quasi come un catione dimenticato. Infatti, la popolazione che riesce ad arrivare ad una concentrazione di magnesio con la dieta in pratica viene stimata essere intorno al 33%, quindi solamente ad un terzo. Questo perché purtroppo la dieta ricca di magnesio, quindi ricca di vegetali, ad esempio a foglia larga, è veramente una piccola minoranza. Inoltre, a differenza di altre sostanze come ad esempio la vitamina D, qui c'è una larga fetta della popolazione che ne sta attualmente prendendo una supplementazione, la parte di popolazione che sta assumendo supplementazioni di magnesio è veramente, diciamo, ridotta. Quindi per tutto questo motivo, motivi, scusi, abbiamo fatto appunto questa ricerca, ricordando che addirittura, come si può dire, gli introiti di magnesio con la dieta e anche purtroppo con la supplementazione con diabete o con alta insulinoresistenza è veramente scarso. Allora, ci vuole raccontare che tipo di analisi avete effettuato e che tipo di risultati poi avete potuto osservare? Assolutamente, grazie per la domanda ovviamente. Noi abbiamo fatto una revisione sistematica, il che significa che quindi abbiamo utilizzato, diciamo, dei criteri molto rigidi ovviamente per l'inserimento di uno studio, di studi randomizzati, controllati, in doppio cieco, verso il placebo. Quindi veramente è come si può dire il meglio, pensiamo, della ricerca che abbiamo a disposizione. Usando questi criteri abbiamo inserito ben 25 studi randomizzati e controllati, appunto, includendo circa 1677 partecipanti con diabete o ad alto rischio di diabete, quindi condizioni, ad esempio l'obesità, ad esempio il sovrappeso, l'insufficienza renale che possono essere ad alto rischio di diabete. E quali sono stati, diciamo, i nostri risultati? I risultati hanno portato a dire che il magnesio, quando comparato, diciamo, al placebo, diminuisce, come si può dire, la glicemia a digiuno nei pazienti già con diabete mellito, soprattutto diabete di tipo 2. E nelle persone, diciamo, ad alto rischio di diabete, hanno appunto diminuito ancora una volta la glicemia a digiuno, ma hanno anche migliorato quasi tutti gli indici di insulinosensibilità, ad esempio l'OMA. Ma a quali dosaggi, è indicato l'impiego di magnesio per questi casi? Se riusciamo a dare delle indicazioni. Certo, assolutamente. Devo dire che questa, diciamo, è una meta-analisi e quindi noi dobbiamo affidarci, a differenza, diciamo, di studi di tipo originali, a studi già pubblicati. Tuttavia, la maggioranza, diciamo, degli studi è stato fatto con magnesio citrato a 250 mg al giorno. Quindi concludendo, dottor Veronese, riassumendo un po' quello che voi avete evidenziato dalla vostra meta-analisi, che tipo di indicazioni e di suggerimenti possiamo fornire a chi ci sta guardando, che come lei sa è il mondo dei nutrizionisti e anche il mondo dei farmacisti? Il nostro consiglio è quello di aumentare la quantità di magnesio in questa popolazione che tra l'altro è a alto rischio di diabete oppure già diabetica, appunto con la dieta, perché paradossalmente, come tutti i colleghi sanno, aumentando, come si può dire, il magnesio, aumenti anche l'introito di altre sostanze, sia macro che micronutrienti, che hanno un alto valore nutritivo per questi, soggetti. Quindi questo è il nostro, diciamo, più grande suggerimento. Laddove questo non sia possibile, ad esempio per una scarsa compliance, il nostro suggerimento sarebbe quello di incentivare ovviamente la supplementazione di magnesio, che è una strategia che viene di solito poco utilizzata appunto in questa popolazione. Bene, grazie dottor Veronese, buon proseguimento e buon lavoro.
Grazie di cuore anche a voi e grazie ancora veramente per l'invito, è stato un immenso piacere parlarvi.